Si terrà domenica 10 gennaio dalle ore 20 presso il Palasport di Coriano la festa per Marco Simoncelli. Questa mattina si è svolta al municipio di Coriano la conferenza stampa per raccontare come si svolgerà la serata. Un evento promosso dall'amministrazione comunale, dall'assessorato al turismo e sport della provincia di Rimini, dalla Proloco, dal motoclub Pasolini e dalla Tropical Coriano Calcio. Abbiamo voluto partecipare a questa festa per Simoncelli perché è il pilota di questo territorio che quest'anno farà un salto importante di classe, di categoria, quindi dalla 250 alla MotoGP, e quindi lo vogliamo festeggiare in maniera particolare essendo anche noi organizzatori di quell'importante evento che è il Gran Premio di Misano Adriatico. Cosa significa dal punto di vista turistico-promozionale Marco Simoncelli per la provincia? Sì, significa molto, significa tanto innanzitutto l'avere la possibilità di svolgere qui una tappa del moto mondiale che è quella di Misano Adriatico. Il fatto di avere poi un pilota di questo territorio che è competitivo soprattutto nella classe regina è un fatto importantissimo. Tutti sappiamo cosa significa Valentino Rossi per l'Italia e il nome che ha portato addirittura nel mondo per un comune piccolo come Tavuglia. Vorremmo che la stessa cosa potesse succedere con Marco Simoncelli per Coriano e per l'intero territorio provinciale di Rimini. Ci può raccontare un po' come si svolgerà questa festa, questo evento? Ma credo che come tutte le società sportive abbia necessità di fare una premiazione per i propri piloti. Noi abbiamo circa 40 piloti che fanno parte del nostro motoclub, come tutti gli anni andrebbero premiati. Sia l'anno scorso che quest'anno un motivo in più per farlo in occasione di una festa a Marco Simoncelli, l'anno scorso come campione del mondo e quest'anno come protagonista nel mondiale, ma soprattutto come uomo che sarà, credo, di grande spessore per la MotoGP del 2010.